Alto giro, alta attrazione. Siamo giunti finalmente dopo mezz'oretta di treno alle Batu Caves. Eccola qua la famosa scalinata. Siamo pronti a raggiungere le Batu Caves e fare 272 gradini? Assolutamente sì. Vamonos, chica. Partito, eccolo qua. Ok, situazione, io sono a metà scala e sono già con un po' col fiato corto. Il signore dietro di me sta trasportando roba, questo qua, e non ha fatto una piega. Vabbè, proseguiamo. Ora entriamo. Ecco qua cosa troviamo all'interno della caves. Siamo dentro al principale tempio qua delle Batu Caves, il primo che incontrate. Qua dietro stanno effettuando dei riti. Arriviamo alla scalinata per salire la seconda e andare alla seconda. Nel frattempo sono belle alte, vi posso dire. Ale. C'è un po' un olezzo tipico delle grotte, cioè di guano e urina. Pipì, urina. Le grotte effettivamente sono belle alte, sono anche carine. Sì. Adesso proseguiamo e vediamo se c'è ciccia, se ne valsa la pena o meno. Ok, vabbè, per adesso vabbè, carina, carina. Niente di eclatante, però. Vabbè. Niente, per chi viene, ragazzi, i ragazzi, gli uomini possono indossare maglietta, maniche corte e pantaloncino corto, non dicono niente. Le donne, c'era scritto che devono mettere su una roba lunga sulle gambe, una gonna, un foulard, quindi un foulard, e invece a me non hanno detto niente. Ok, seconda rampa di scale fatta, qua alle nostre spalle ce n'è già un altro, belle belle alte. Sono talmente tutti estasiati da queste grotte che tutta la gente si riversa qui per vedere le scimmie, quindi fate un po' voi i conti. Per adesso ripeto, carine, niente di eccezionale. Cioè, se avete visto qualche grotta in giro per il mondo, non è che sono robe mega particolari. Salutiamo le Batu Caves. Niente che dire, l'unico motivo per cui dovreste venire qua è se siete davvero, diciamo, appassionati di religione induista o, diciamo, siete molto molto addentro alle cose spirituali. Altrimenti, se venite qua solamente per vedere qualcosa di diverso, qualcosa di particolare, il nostro consiglio è assolutamente lasciate perdere. C'è di buona che è gratuita, quindi a parte il costo del treno per venire fino a qui, altro da spendere non ce n'è. Però ne vale davvero la pena, una volta viste queste Batu Caves? Secondo me no. Sentiamo anche il parere della Tapi. Non sono nulla di eclatante, mediocri. Sì, mediocri è essere molto molto gentile. Esatto. Però d'altronde, se non enfatizzi un po', i tour non li vendi. Ovvio, se no come fai a dire metà giornata tour alle fantastiche Batu Caves? No, queste sono le Batu Caves. Qua se ci perdi 10 minuti è già tanto, cioè nel senso, sì. Entri, guardi, cioè non hai attività da fare dentro, quindi una volta che entri hai fatto i 272 gradini, è finita lì, cioè nel senso, per ipotesi è più carina la statua fuori grande con la scalinata colorata che l'interno della grotta. Quindi, ed è già tutto lì. Un altro tempio e poi c'è da pagare il ticket se si vuole andare all'Art Gallery. Procediamo all'entrata dell'Art Gallery. Speriamo di non essere delusi anche da questo. Siamo usciti dalla Ramayana Art Gallery qua al fianco delle Batu Caves e sorprendentemente sono più... molto carine. Sì, sono obiettivamente migliori queste da visitare che le Batu Caves vere e proprie.
È vero che le batucchette sono gratis, mentre qua si paga, noi abbiamo pagato 3,80 in due, quindi praticamente 10.000 a testa. Però dentro almeno le caves, cioè le caverne qua dentro, le grotte sono tenute bene, ti raccontano una storia che è la storia di Rama, ovviamente con tutte le statue e tutte le varie sezioni della storia che della ti viene vita. Raccontata, esatto, e poi c'è una bellissima, bellissima sala di meditazione dove c'è Shiva, sì, appunto in meditazione, immerso in questa grandissima grotta, con tutte le luci al neon, sì, che partono e quindi fanno un gioco particolare con l'acqua, con la stanza, ed è veramente veramente molto, molto carina, quindi molto bella, molto sembra meglio quasi, del previsto. Sembra quasi di essere tipo nell'universo. Sì, è vero, l'effetto è proprio quello, quindi sorprendentemente meglio queste che l'attrazione principale, ste maledette Batu Caves, che non sono veramente niente di che. Comunque Art Gallery consigliata, assolutamente sì. Approvata.